papà, la cresima è un evento molto importante nella vita di un giovane uomo. No, 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 non ti trema la voce e non sembri nemmeno emozionato. Guarda gli attori di quella telenovela, gli indomabili. Io non sono un attore, non so piangere a comando. Tu allora sta a sentire che succede. Tuo padre ha investito tutto in un affare sballato e il tuo fondo fiduciario è sparito. No. No! Ecco, così, non smettere. Ah, signor Sheffield, Brighton qui ha qualcosa di importante che le vuole dire. Stavo pensando questo. Nella vita di una giovane cresima è molto importante l'evento di un uomo. E ti sarei molto, molto grato se tu potessi... No, levo il tacco, mi sta bucando il piede! Oh. Questa è una cosa che Luca Coraggio non avrebbe mai detto. D'accordo, Francesca, quello che dice è assolutamente esatto. Brighton ha diritto a una grossa festa. Sono felice che abbia cambiato parere. Sa, 14 anni si hanno una volta soltanto. 29 no, si hanno per 8 e anche 10 anni. Ah, Francesca, grazie. Oh, avrai una grande festa come nemmeno a Java. Alzati ora, lo so che stai facendo. Sai, da oggi sono un uomo, eh? Ora vuol dirmi che tipo di festa pensa di organizzargli? Ah, vuol proprio saperlo? Sì. Porterò lui e tutta la famiglia in una crociera. Questa è un'idea favolosa e gliel'ho ispirata io. E dove andrete? Ai Caraibi. Altra idea favolosa. Ma io pure. Con che linea? La Celebrity. Terza idea favolosa. Ma io pure. Lo so. Siamo sulla sua nave. Cosa? Ma Francesca, non è sua l'idea di una festa grandiosa tipo quelle di Java? Oppure sto sbagliando ricordo? Ma Java non solca i mari, è un'isola. Non va mai ai Caraibi. Sta dove sta e non si sposta. Dovrete prendere un'altra nave. Ah, Francesca, io lo so cosa sta pensando. Lei va su quella nave per incontrare l'uomo giusto per lei e noi rispetteremo la sua privacy. Così zio Antonio, zia Assunta e Ietta. Cosa? Ha invitato i miei parenti e la loro vecchia cognata per la mia prima vacanza libera che faccio dopo ben 3 anni? Sì. Oh, che bel pensiero da parte sua! Ma non ha detto che Brighton doveva festeggiare con la famiglia? Ma io ho detto con la famiglia sua! Mi scusi, signore, forse il momento è poco opportuno, temo, però ho invitato, oltre ai cacace, la signorina Babcock, come mi ha detto lei. Anche se io trovo molto sgradevole questa grave intrusione nelle vacanze della tata. Ma ci vieni anche tu? Trrr, Caraibi! Mambo! Tranquilla, Francesca, non ti accorgerai nemmeno che ci sono anch'io. Bene, allora potresti non tenermi così per la giacca? Se cadi, poi... Sì, sì, Babcock è disperata. Dice che non ha visto nemmeno una donna sola sulla nave, hanno tutte un uomo. Oh mio Dio, che bel ragazzo sono pettinata. Non so, ma io il cappello... Lalla, vieni qui, io l'ho visto per prima.